Ieri la nomina, oggi il giuramento davanti all'Assemblea regionale siciliana presieduta dal presidente il paternese Gaetano Galvagno. Il governatore siciliano Renato Schifani chiude il cerchio dopo quasi 2 mesi di trattative con le forze politiche di centrodestra e da oggi la sua squadra di governo è pronta e operativa. 12 gli assessori regionali, 4 in quota Fratelli d'Italia, 3 per Forza Italia, 2 in quota Lega e DC e 1 per l'MPA. Al partito della Premier Giorgia Meloni vanno 4 deleghe. Alessandro Aricò, 46 anni, si occuperà di infrastrutture. Francesco Scarpinato, 49 anni, di turismo. Elena Pagana, 31 anni, di territorio e ambiente. Mentre Elvira Amata, 53 anni, di beni culturali. 3 gli assessori per i forzisti. Marco Falcone, 51 anni, si occuperà di economia. Giovanna Volo, 67 anni, avrà la delega alla sanità. Mentre Eddi Tamaio, 46 anni, è il nuovo assessore alle attività produttive. 2 gli assessori per la Lega, Luca San Martino, 37 anni, alle deleghe all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, mentre Mimmo Turano, 57 anni, si occuperà di istruzione e formazione professionale. 2 gli assessori della DC di Totò Cuffaro, Nuccio Albano, 72 anni, è il nuovo assessore al lavoro e famiglia, mentre il 57enne Andrea Messina si occuperà di enti locali. All'MPA di Raffaele Lombardo va l'assessorato all'energia affidata al 66enne Roberto Di Mauro. Le funzioni di vicepresidente della regione sono state attribuite all'assessore Luca San Martino, mentre Marco Falcone è stato delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione.